Sono arrivati questa mattina all'aeroporto militare di Villa Cublay, a sud di Parigi, Hervé Guéquière e Stéphane Taponnier, i due giornalisti francesi ostaggio per 18 mesi dai Taliban afghani. I due sono stati liberati ieri insieme al loro interprete Reza Din. Eravamo importanti per loro, ha raccontato Taponnier. Non siamo mai stati minacciati o maltrattati, ma le condizioni di vita sono state molto difficili. Ad accoglierli all'aeroporto, oltre a un centinaio di colleghi, c'erano anche il presidente francese Nicolas Sarkozy con la moglie Carla Bruni. Non è stato pagato alcun riscatto, ha tenuto a precisare il primo ministro Alain Juppé.